Ciao a tutti, bentornati su Moto.it per la penultima puntata dell'anno, almeno di quelle regolari, di WGP versione Superbike. Con me, naturalmente, e con il nostro Carlo Baldi, corrispondente di Moto.it per la Superbike, qui al mio fianco, virtualmente, perché ci Sì. trasmette da luoghi più soleggiati, più caldi. Ciao, ciao a tutti. Ciao Carlo, reduce, come dicevo, dalla dodicesima prova, se non mi ricordo male, penultima prova del Mondiale Superbike 2021, prova che direi ha fatto pendere l'ago della bilancia ancora di più nella direzione di Toprak Razgatlioglu, il turco che quest'anno, sinceramente, rogna a parte, è stato globalmente non voglio dire il dominatore della stagione, ma è quello che è andato più forte. Il pacchetto Toprak Yamaha è stato quello che è andato più forte. Non ha fatto tripletta, anzi, in gara 2 è stato preceduto dal suo rivale per il campionato, Jonathan Rea. Dopo vediamo un attimo com'è andata. Ha fatto una gran gara, a parte l'errore nella prima manche, Scott Redding, che però in questa prova ha salutato, mettiamola così, il Mondiale 2021 perché ha perso matematicamente la possibilità di conquistarlo, anche se oggettivamente non era più in corsa da qualche prova, perlomeno. Allora, Carlo, facciamo come al solito, a uso e beneficio dei nostri lettori, mentre aspettiamo che si colleghino un po' tutti quanti, un breve riassunto magari del weekend di Ervilicum. Sì, ma allora nelle prove c'era stato un dominio assoluto di Toprak Razgatlioglu che dava sempre costantemente 4-5 decimi ai suoi avversari. I suoi avversari che erano come al solito Jonathan Rea, Scott Redding, con l'inserimento anche di Rinaldi e soprattutto di Garrett Gerloff che nel warm-up è stato assolutamente il più veloce. Però mentre gli altri andavano un po' come i pistoni su e giù, Toprak era costantemente davanti. Però già si è visto in Super Pole che il suo avversario più temibile in Argentina non era Jonathan Rea, ma Scott Redding, perché Scott Redding ha conquistato la sua seconda pole in carriera, quindi questo vuol dire che lui non è che faccia tante Super Pole. Se l'ha fatta lì, vuol dire che la moto andava bene, cioè che era veramente il suo round, no? E infatti poi, come vedremo, a parte la sfortuna, insomma, però ha fatto un'ottima gara 2. E quindi diciamo arriviamo alla Super Pole vinta da Redding, secondo Toprak, scusate, secondo Toprak, terzo Loss e quarto Jonathan Rea, quindi Rea addirittura in seconda fila. Gara 1 vinta da Toprak, diciamo, sono state tutte gare molto belle, però la prima l'ha vinta Toprak. Non voglio dire, cioè, allora, l'ha vinta più facilmente di quanto si potesse pensare perché Redding è caduto alla prima curva. Una scivolata stupida, nel senso che ha compromesso tutto nella prima curva, però così è andata. E quindi a sto punto, semaforo verde per Razgatlioglu, Rea è stato bravo a resistergli, a stargli dietro, però non lo ha mai avvicinato. E quindi terzo Rinaldi, bellissima gara di Rinaldi, che è stato un po' un diesel in questo weekend argentino, è sempre partito un po' indietro, anche perché in Super Pole ha fatto soltanto nono, e quindi partiva indietro, ha rimontato, però in gara 1 è andato sul podio. Ehi, Carlo, scusa Sì, se ti interrompo, ma ti devo no, correggere, certo. però è più forte di me. Tu forse hai rimosso perché è una prestazione talmente fuori dal mondo che era quasi Ah, incredibile, ma in Super Bowl terzo non c'era Rea, ma c'era chiedo scusa, Bassani. scusa, Anch'io quando assolutamente l'ho sì. visto non ci credevo, ho detto qui c'è un errore del No, no, cronometraggio. scusate, sì, assolutamente. Terzo Axel Bassani. No, sai perché? Chiedo scusa, mi ero fatto prendere dalla velocità. No, anche perché, allora, se ho detto che Redding ha fatto due Super Pole in carriera, Axel Bassani fino a poco fa la Super Pole Race e la Super Pole erano i suoi punti deboli. Cioè lui, se andiamo a vedere prima, la Super Pole Race era quella dove andava peggio, tra virgolette, e anche in Super Pole non era da giro secco.
E invece in Argentina hai fatto bene a dirlo, chiaramente, perché è un errore. Ha fatto il terzo posto, cioè la prima fila, pazzesco. In seconda fila Alex Hoff, Jonathan Rea. Quindi ecco, Bassani davanti a tutti. Sì, lo tenevo un po' da parte perché poi Dopo ne parliamo con più, certo. per completare, Super Porre se vince ancora Razzatioglu, però questa volta secondo è Redding, terzo Jonathan Rea. Arriviamo a Di gara 2. poco secondo Redding, perché Sì, in volata, bravo, in volata, 47 o 46 millesimi, quindi proprio 46 millesimi, quindi niente, mentre Ria più staccato. Arriviamo a gara 2, dove questa volta Redding non è caduto, e quindi bellissima gara. Io ho scritto e penso ancora che sia stata una delle più belle gare di questa stagione, perché hanno lottato in quattro, perché c'era anche Axel Bassani in mezzo, Rinaldi subito dietro. Quindi insomma è stata una gara pazzesca. E ha vinto Redding con vantaggio, perché alla fine ha vinto con qualche secondo di vantaggio. Redding aveva un passo incredibile. Poi magari parliamone di Redding, perché ho fatto anche un conto abbastanza interessante sul campionato di Scott Redding. E quindi dicevo, per concludere, primo Scott Redding, secondo Razzatioglu e terzo Jonathan, scusate, secondo Jonathan Rea e terzo Razzatioglu. Stavolta non voglio più sbagliare, quindi vado a vedere. Sì, secondo Rea, terzo Razzatioglu, quarto un incredibile Bassani, e quinto Rinaldi, molto bravo, sesto Van de Marche e settimo Locatelli. Questo un po' il riassunto, scusate l'errore dell'Argentina. Ci mancherebbe, anzi, scusa per averti corretto, ma mi sembrava No, no. veramente troppo. Allora, intanto invito tutti quanti, vedo i soliti nostri follower, saluto Mattia che è sempre presente, vi Ciao daremo Mattia. pian pianino un paio di domande, ma ci arriveremo, andiamo un attimo con ordine per scaletta. Allora, come dicevamo all'inizio, questo probabilmente è, anche se matematicamente può succedere ancora veramente di tutto, ammesso che si corra l'ultima gara, dove si corre e quant'altro, ne parleremo dopo, Carlo. Questa è stata una prova di forza del Turco, per come la vedo io, non per altro, ma per il fatto che mi è sembrato che in gara 2, quando ha visto la determinazione di Rey, abbia deciso di non pigliarsi troppi rischi. Non ha voluto, non gli cambiava granché la situazione. Luciano, ho visto la classifica, grazie per piacere se la riporti in primo piano perché anch'io ho qualche problema di memoria. Perfetto. Quindi abbiamo Rey a 30 punti, il che 30 punti. significa che Razgatlioglu potrebbe permettersi di fare 1-0 e comunque sarebbe ancora in vantaggio. Quindi diciamo che alla vigilia dell'ultima gara direi che sia così. Però, scusa se poi ti passo la parola a Carlo, Sebastiano ci chiedeva, ma possiamo dire che è la fine di un ciclo per la coppia Kawasaki-Rey? Allora, allora, è sicuramente finita la striscia di vittorie ininterrotte. Sarei abbastanza, insomma, può ancora succedere di tutto, ma che sia la fine di un ciclo non lo so, ma dipende molto da quello che può fare Kawasaki per l'anno prossimo, per come la vedo io. Nel senso che Rey mi è sembrato ancora il Jonathan Rey di sempre. Sì, lui è lui. Il valore del pacchetto in questo momento Rey e Kawasaki non è invece relativamente agli avversari quello dell'anno scorso. Allo stesso tempo non mi sembra che Kawasaki abbia margine per fare un grosso passo in avanti da quest'anno al prossimo, Carlo. Tu che li conosci, vivi meglio lì dentro, come la vedi? Ma io, come abbiamo detto anche mi sembra l'altra volta, si è rotto qualcosa tra Jonathan Rea e la Kawasaki. Lui stesso ha detto in Argentina: qui ci vuole una moto nuova, che può sembrare una battuta così buttata lì. Invece è una delle pochissime volte dove Jonathan Rea critica la moto, la Kawasaki, insomma tutto, come dicevamo, il discorso, no? Da una parte, dall'altra è anche una stilettata, è anche così un'accusa velata, non troppo, agli ingegneri Kawasaki che hanno fatto questa Ninja nuova che non era nuova e che quindi lo ha costretto ad avere lo stesso motore, no? Quindi questo cosa vuol dire? Che lui prossimo anno rimane con Kawasaki perché ha ancora un anno di contratto. Però penso che sia finito un ciclo, ma a
Al di là dei risultati, lui è sempre un cagnaccio, per carità, insomma, Jonathan Rea è uno dei piloti più forti che abbia mai visto, ma non solo io, no? Però ormai è chiaro che il binomio Kawasaki-Johnny comincia un po' a stridere. La Kawasaki fa davvero un motore, non c'è bisogno di una moto, perché la moto va bene, nel senso parlo della ciclistica, parlo Certo. dell'aerodinamica, che è l'unica cosa che alla fine hanno rivisto davvero. Se non fanno un motore nuovo e quindi hanno più giri motore, quindi fanno un po', insomma, quello che avrebbero dovuto fare l'anno scorso, allora Johnny può tornare competitivo e in grado di lottare contro la Ducati. Forse con la BMW e sicuramente con la Yamaha. Se le cose rimangono così, è un problema grosso, perché in questo modo Jonathan Rea non può vincere neanche il prossimo anno, ma anzi, il prossimo anno con Bautista, la Ducati, Redding in BMW, cioè aumenta secondo me la concorrenza. Un Bassani che cresce, un Locatelli, un Rinaldi che crescono, quindi il prossimo anno sarà ancora peggio. Come ha detto lui, qui ci vuole una moto nuova, se no il ciclo è veramente finito. Ecco, purtroppo a differenza della MotoGP dove parliamo di prototipi, dove comunque fare una moto nuova è assolutamente complicato, visto che parliamo di moto di serie, fare una moto nuova a distanza di un anno, a meno che a nostra insaputa Kawasaki non avesse pianificato fin dall'inizio di mettere questa Ninja 2021 come segnaposto, come fermino in attesa di una rivoluzione nel 2022, ma non ho avuto questa impressione l'anno scorso quando sono arrivati. Li vedo male, anche perché sinceramente io continuo a ripeterlo, sembrerò un po' per qualche motivo prodorna, e vi assicuro che non lo sono, e questo regolamento non piace a me come non piace a Jonathan Rea, ma io continuo a pensare che il reale problema di quella moto non siano tanti 500 giri meno, che sicuramente influiscono e che renderebbero più facile la vita a Johnny, ma la vera differenza con la Yamaha io l'ho vista in trazione, in uscita di curva, in capacità di scaricare a terra i cavalli e non tanto in potenza di punta, perché lì forse di differenza non ce n'è tantissimissima. La Ducati fa un altro mestiere da questo punto di vista, ma è così da diversi anni e comunque, quindi penso che ci sia bisogno non tanto di quei 500 giri in più, ma ci sia bisogno proprio Oh, man. di un motore realmente nuovo per quella moto. Assolutamente d'accordo. I 500 giri, è chiaro, aiutavano, anche perché a inizio stagione lui li aveva ed era convinto di averli, quindi è stata una doccia fredda per lui. Poi scoprire che, giustamente, a mio parere, Dorna gli ha detto: questo avete cambiato poco, non è un motore nuovo, non basta cambiare i pistoni per dire il motore nuovo. Quindi l'hanno portati via, un po' come un bambino che gli dà il giochino, poi glielo togli. Ma a parte il bambino, anche il cambio ne ha risentito, perché la moto era stata fatta in un certo modo, quindi si è un po' spiazzato. D'altronde il regolamento, perché molti dicono: ah, perché non gliel'hanno ridati? Perché il regolamento non parla soltanto di Jonathan Rea, parla delle Kawasaki. E evidentemente, per il solito algoritmo, comunque per i soliti calcoli, la Kawasaki, ragazzi, è seconda in classifica, cioè voglio dire, non è che è talmente indietro che bisogna aiutarla. Hanno aiutato ai tempi la Yamaha, quando la Yamaha era indietro, hanno aiutato la Honda, che è ancora indietro. Quindi, però così è, insomma, quindi o fanno veramente un motore nuovo, se no è un Ti problemone. faccio un'altra domanda, ma perché onestamente sono un pochino fuori, nel senso che, anzi, facciamoci un appunto per la prossima stagione, magari seguiamo con più attenzione questo aspetto. Anche Ducati è tuttora penalizzata con il numero di giri, oppure sì, Sì, anche loro hanno la penalizzazione che assolutamente, risale addirittura ai tempi di Bautista, quindi insomma, sì, siamo esatto. come... E anche lì l'hanno tolti e non è che te li ridanno, a meno che gli altri crescano a tal punto che tu diventi, diciamo, che tu passi da essere più forte a essere più debole. In quel caso ti concedono 250 giri, perché poi alla fine ne danno 250 per volta. Per cui sì, anche Ducati è penalizzata, anche sì, assolutamente. Per ora la Yamaha no, però staremo a vedere, Però se si il continua prossimo così, anno. visto che non c'è solo Toprak, ma dietro c'è un No? Locatelli che va tanto forte anche lui e punta al podio, potrebbero beccarsi a step di, Però cioè a botte di 250 giri qualcosa anche loro.
Però per concludere il discorso, fino a quando avremo delle gare, per fortuna ringraziamo che sia così, combattute tra Yamaha, Ducati e Kawasaki, mi dite perché la donna dovrebbe penalizzare uno di questi tre? Cioè, non è che Yamaha prendeva via, non è che Ducati prendeva via, quindi perché devono penalizzarle? Fino a quando è livellato, e quest'anno è un campionato livellato, non possiamo dire di no, Certo. le cose rimarranno così, poi vedremo il prossimo anno. Allora, forse non ha fatto la stessa differenza che ha fatto Jonathan Rea, che comunque è un pilota che ha vinto 6 mondiali, ma anche Toprak ha fatto veramente tantissimo la differenza quest'anno Assolutamente. e l'ha fatta anche in questa gara. Lo stesso Redding ne ha tessuto le lodi a quest'ultima gara dicendo che lui non vedeva un pilota del genere da chissà quanto. E quando sono i piloti quando sono gli avversari, i rivali che lo dicono, direi che valga doppio. E tanto da chiedersi, tu giustamente che capti le voci del paddock e quant'altro, l'avevi dato già in partenza per la MotoGP. Invece l'anno prossimo rimane qua, pessima notizia per tutti gli altri. Sì, assolutamente sì. Sì, perché non è un discorso, allora, come mi sembra l'avevamo già detto, però lo ricordiamo, lui a novembre, a questo punto non so quando, perché a metà tra il 19 e il 21 deve essere in Malesia, devono partire prima, perché beh, poi magari parliamo della Malesia, ma è arrivata oggi la Certo. comunicazione che ci saranno 2 giorni di quarantena a Giacarta, cioè, vabbè, comunque, quindi dovrà partire molto prima, però lui a novembre... L'Indonesia, sì, certo. Sì, ho detto scusate, sì, in Indonesia. Sì, vabbè, E certo, ci sta. quindi è da quelle parti. Quindi lui a novembre comunque la Yamaha gli ha promesso di fargli provare una M1, ma non è, diciamo, perché andrà di là, è un premio per la stagione che ha fatto. Però ha avuto delle richieste dalla MotoGP, però lui e Kenan, quanto Kenan e quanto lui, stabilite voi le percentuali. Hanno detto vogliamo rimanere qui, vogliamo lasciare un'impronta in Superbike, non ci basta vincere un campionato e poi andiamo via. Noi vogliamo stare qui, vincere due, tre, quattro, poi ne parleremo. Quindi Toprak rimarrà secondo me anche il prossimo anno. Dovesse vincere il prossimo anno, allora magari insomma, perché ha compiuto proprio in Argentina solo 25 25 anni, anni, quindi giusto? Sì, c'ha esatto. ancora un po' di anni davanti, eh. Sì, non troppi, conoscendo il mondo della MotoGP, è meglio che se... Poi magari gli fanno fare l'ultima gara a Valencia, fa come Bayliss e convince tutti quanti. Non mi Allora, toccherebbe, vabbè. no, lasciando da parte gli scherzi, perché sono passati un po' troppi anni per immaginarsi una replica di No, chiaro. quell'exploit clamoroso. Avevi giustamente anticipato in apertura una serie di ragionamenti riguardo alla stagione di Scott Redding, che francamente, allora, io ho un po' un debole per Scott, nel senso che lo trovo un personaggio di cui la Superbike ha molto bisogno. Dice, di un pilota e di un personaggio di cui la Superbike ha molto bisogno. Mi dispiace un po' che lasci la Ducati, perché mi sembra che avesse trovato un affiatamento che proprio adesso che l'ha trovato se ne va a ricominciare da capo. Quindi parliamo un attimo della sua stagione, perché ci sono già stati un paio di commenti che hanno commentato, scusate il gioco di parole, gli alti e bassi della stagione di Scott, però come dicevi tu Carlo, da un certo punto in avanti mi sembra ci sia stata una svolta, l'abbiamo già detto anche in qualche altra trasmissione, quindi ti lascerei a esprimere la tua analisi. Ma io, visto che siamo al 12° round, ho diviso la stagione in due, no? 6 e 6, logicamente, quindi l'Indonesia poi arriverà, però siamo quasi alla fine. E ho visto che nelle prime 6 gare, in testa al campionato, c'era Jonathan Rea con 266 punti. Poi c'era Toprak Razzatiok con 263, quindi loro erano già lì che si contendevano il punto. Scott Redding aveva 216 punti, quindi era staccato di 40, ora ho perso il conto, ma più di quasi 50 punti, anzi no, non quasi, scusate, era staccato di 50 punti, la matematica non è mio forte, ma 266, 206, 50 punti. Se dimentichiamo la prima parte e contiamo i punti dalla metà in poi, la classifica è questa.
Primo, Razza Tioglu 268, quindi ne aveva fatti 263, quindi si conferma un rullo compressore nonostante la R1 che si è guastata, il parafango, cioè ne hanno fatte un po' di tutti i colori, ma lui 263-268. Secondo è Redding che ha fatto 249 punti, Johnny Ray ne ha fatti 235. Quindi capite che se lui avesse fatto un inizio di stagione, anziché fare 50 punti in meno, avesse fatti anche solo 20 in meno, lui era tranquillamente in lotta per il titolo fino alla fine. Perché ora, ripeto, 2-6-8, il primo posto di Toprak non si discute, ma tra Jonathan Ray e Redding ci sono 14 punti a favore di Redding. Quindi veramente lui ha perso questo campionato nella prima fase. Perché, non lo so dire, da un certo punto, combinazione o no, da quando gli hanno detto, lui ha detto vado in BMW, ripeto, può darsi sia solo una combinazione, è lì che è cambiato il suo campionato. Secondo me lui si è tolto tanta pressione, tanta di quella pressione che i Ducati mettono, diciamolo, addosso ai piloti, no? Lui lì se l'è tolta, ha incominciato a pensare alla gara e non più al campionato. E ha incominciato a fare delle gare incredibili. E il fatto che ora vada via, secondo me, i Ducati si devono mangiare non le dita, i gomiti, cioè il braccio, perché ora veramente io ne ho visti pochi di piloti sulla V4, a parte Bautista delle prime 10 gare, va Certo. bene. Ma poi non ne ho più visti di piloti così forti, perché lui in Argentina ha salutato tutti e se n'è andato. Voglio dire, con Toprak e Ria che si stanno giocando il mondiale, quindi non è che gli hanno detto ciao ciao. Cioè, quindi peccato perché secondo me ora è arrivato veramente a sfruttare al massimo la V4, è in sintonia col team, cioè è tutto a posto, è talmente a posto che va in BMW. Vabbè, questo è, io non voglio Non mi ricordo, sinceramente non ricordo dove, ma c'è anche qualche voce che ho colto sul fatto che in realtà non sia, cioè, mettiamola così, l'innesco non sia in realtà venuto da Redding, nel senso che la decisione di Redding sia stata presa a seguito di mettiamola così, un disinteresse di Ducati in un suo rinnovo, diciamo che gli è stato fatto capire, probabilmente avevano già incominciato a parlare con Bautista e quant'altro, e Scott potrebbe Esatto. aver preso insomma, avesse detto, vabbè, insomma, allora io me ne vado prima che mi cacciate fuori, Sì, quindi. perché da come l'ho vista io, poi ripeto, anch'io sono lì però, le voci, è arrivata prima la voce di Bautista in Ducati e dopo la Sì. voce di Redding in BMW. Secondo me, per quanto l'ho ricostruita, Ducati comunque si guardava intorno. Quando ha visto la possibilità di riprendere Bautista, contemporaneamente o mezz'ora dopo, la BMW ha fatto un'altra proposta dopo quella che aveva fatto Van de Mark, ne ha fatta un'altra Redding di quelle che non si possono rifiutare. E quindi a questo punto Redding ha detto: già mi guardate un po' così, un po' di traverso, questi mi riempiono di soldi, sapete che c'è, io vado in BMW. E ha fatto bene a sto punto, però è un peccato, è veramente un peccato. Bautista farà meglio di lui, non lo so, però il binomio Redding V4 ora è arrivato a un punto veramente, non dico di perfezione, ma quasi. Sono perfettamente d'accordo con te e tra l'altro ho anche l'impressione, sarà proprio solo un'impressione dovuta a questa gara, che globalmente sia cresciuta in qualche modo anche la V4. Non necessariamente nello sviluppo, perché come abbiamo detto mille volte, la moto è la stessa sostanzialmente, a parte qualche aggiornamento di elettronica, sicuramente quella con cui Bautista ha esordito con quella striscia di vittorie nel 19. Però insomma. Ho l'impressione che probabilmente, conoscendola un pochino meglio, le squadre abbiano imparato a far rendere meglio la gomma, o semplicemente l'evoluzione della gomma sia andata un po' nella direzione Ducati, perché bene o male Bassani, ma le prestazioni di un Bassani, le prestazioni di un Rinaldi, che sono così avanti con la V4, mi sembrano una conferma in generale della validità della moto, no? Si dice sempre che il valore della moto lo dà il secondo pilota, non lo dà mai il primo, perché il primo tipicamente è un fenomeno. Allora, se noi togliamo Rabat, che mi sembrava che avesse voglia al giusto, sinceramente, e non sta andando meglio con Kawasaki, e Davis, che con la V4 non si è mai trovato,
aveva anche diversi problemi fisici. Mi sembra che la moto nel corso di questo campionato abbia fatto un certo passo avanti. E ti dico di più, vista da fuori, cioè vista da spettatore, io che non sono direttamente nel paddock, ho anche l'impressione di una moto un po' meno nervosa, un po' meno critica davanti rispetto a quello che sembrava essere all'inizio del campionato. Non so se sia questa esperienza. In questo caso, tra l'altro, mi viene da dire che Ducati è una perdita doppia, nel senso che assieme a Redding, se non sbaglio, se ne va via anche Crupie, che è il suo capo tecnico, che Redding si porta in BMW, o mi Non lo sbaglio? so, non lo so, al momento non mi risulta. Drupi mi ha detto, ci ho parlato, mi ha detto Crupi che rimane in Ducati. Sai, Ah, è chiaro, non ok. viene a dirlo, sì, no, beh, non viene a dirlo a me se va in BMW. Siamo amici, sinceramente, dai tempi, insomma, di quando c'era anche Ernesto Marinelli. Però anch'io è venuto spontaneo a dirgli: oh, allora vai, ti metti, come disse Carlos Checa, togli la camicetta roja per prendere quella blanca. Lui mi ha detto: no, io rimango rosso. Vabbè, a questo punto va bene così, non lo so, però l'impressione è che non ci vada, però staremo a vedere. Staremo a vedere. Senti, ne abbiamo parlato all'inizio, abbiamo accennato all'inizio, direi che sia il momento di parlare di Bassani, che ha fatto un weekend incredibile, come ormai ne ha già fatti diversi quest'anno, perché non è la prima volta che lo citiamo. Intanto vorrei sapere da te una valutazione generale, naturalmente, insomma, due parole sul weekend di Bassani in Argentina, ma soprattutto capire un secondo quali sono le prospettive, perché o me lo sono perso io, oppure Axel non ha ancora firmato il rinnovo col motocorsa. No, però manca solo la firma, che io sappia. Anche perché non vedo in giro, cioè è rimasto libero, con tutto il rispetto, il Team Go 11, ma non penso che lasci il team motocorsa per andare al Team Go 11, no? Cioè, non è che gli cambierebbe la vita. E poi il Team Go 11 non so, non è, diciamo, quel team che va a strappare i piloti e gli altri con i soldoni, cioè non è che va lì e dice: oh, guarda, io ti do, assolutamente no, se no magari avrebbe potuto tenere Bazza, e magari poi ne parliamo. E quindi rimane, secondo me, al motocorsa, anche perché, ripeto, non vedo dove altro potrebbe andare, poi magari mi smentiranno. E fa bene a rimanerci, perché il team, è come dicevo prima di Redding, ormai si è creato veramente team moto pilota un feeling pazzesco. Il team lo asseconda in pieno, non gli mette pressione, cioè sarebbe un peccato se lui andasse via da lì. E continua a stupire, perché continua a crescere. Questa è la realtà. Come ho detto prima, l'abbiamo anticipato. Prima qual era un po', mi ricorda in questo Razzatioglu, se ti ricordi, no? Razzatioglu, quando era con Puccetti, poi anche il primo anno in Yamaha ci ha messo un pochettino, lui aveva la pioggia dove, insomma, la pole, scusate, la super pole, perché la prima da tempo, non la super pole race, di conseguenza non era la sua gara preferita. Poi piano piano è cresciuto e ha tappato tutti questi buchi. E lo sta facendo anche Axel, perché Axel, ripeto, prima andiamo a vedere la classifica, lui in Super Pole Race non ha mai fatto quasi niente, in Super Pole men che meno, e ora ha fatto delle cose fantastiche, no? Terzo in Super Pole, quindi vuol dire che sta crescendo ancora. Questo è normale, ha 22 anni. Quindi veramente è difficile capire quale sia il suo limite. E ecco, probabilmente il prossimo anno ci sarà qualcuno che lo vorrà portare via dal motocorsa, almeno credo. Però il prossimo anno rimarrà, cioè alla fine del prossimo può darsi cambi casacca. Per ora non mi risulta, e ripeto, mi stupisce continuamente, perché sta crescendo continuamente. Ha una testa pazzesca, perché non ha paura di nulla, non ha. Lo dice dopo la gara: cavoli, io ero lì a combattere con Jonathan Rea. Sì, gli si è anche andato davanti, vuol Guarda, dire ma vuol dire guarda, che non ha paura. mi ha colpito veramente tanto il fatto nei primi giri di gara 2, quando ha voluto restituire immediatamente il sorpasso a Re. Insomma, hai davanti quello che ha vinto 6 mondiali di fila, non è solo Ma il sai. campione del mondo. E quindi appena arrivato, questo non è che si è fatto dei problemi, diceva, beh, questo mi ha passato, se ne va. No, intanto gliel'hai dopo, È dopo. come, esatto, è come Razzatioglu, che quando a Donington arrivò secondo, mettendosi alle spalle Jonathan Rea,
E quando, ripeto, l'abbiamo intervistato, e gli ho detto: cavoli, ma hai passato Jonathan Rea? Dice: ma andava piano, per cui io l'ho fatto passare. Bassani è uguale, cioè Bassani non ha paura di niente, di nessuno, perché potevamo dire l'altra volta: sì, ma sai, sul bagnato, stavolta la pista era asciutta, Certo. quindi voglio dire, è forte. Lui va già forte anche sul bagnato, cioè veramente il potenziale di questo pilota lo scopriremo un po' più avanti. Benissimo. Allora, intanto io saluto tutti quelli che sono collegati e ci hanno salutato. Prima di tornare, di parlare del mercato che abbiamo cominciato vagamente a introdurre con il discorso di Bassanie, intanto, Locatelli. Secondo, quindi Locatelli sappiamo, lui non si muove, è ufficiale assieme a Toprak e sta facendo molto molto bene. Purtroppo, mettiamola così, non può competere per il titolo del miglior privato, mentre Bassani gli manca pochissimo, se ricordo bene, 14 punti per Sì. andare a battere. Adesso ho il vuoto io in questo momento, Gerloff, che sembrava rinato qualche gara fa, invece sembra di nuovo un po' involuto, mettiamola così, insomma, non brillante come a inizio stagione. Locatelli invece, parliamo un attimo di lui. Bel weekend, forse non così bello come poteva essere. Sì, ci sta, voglio dire, ci aveva un po' abituato bene nelle gare precedenti, facendo 15 volte quarto, quindi vuol dire che era lui, dopo i primi tre, dopo le tre R, i tre mostri, poi c'era lui, ora c'è lui e Rinaldi, perché in classifica Rinaldi è davanti a Locatelli di pochi punti, stanno lottando per il quarto posto, che a mio parere è molto importante, no? Perché tolti, ripeto, i primi tre che hanno fatto un campionato a parte, dietro chi c'è? Ci sono due italiani, questa è una cosa bellissima per noi e molto importante. E Locatelli aveva fatto molto bene prima, in Argentina secondo me semplicemente non si è trovato, perché la pista era completamente nuova, una pista un po' particolare, è un mix tra Portimão e altri, cioè è una pista un po' strana, ci sono appunto dei saliscendi. Non si è trovato su quella pista, questo è un po' il discorso. Secondo me ha fatto un ottimo campionato, comunque indipendentemente da quello che potrà fare poi in Indonesia, per cui un campionato positivo vale un po' il discorso fatto per Bassani, anche lui non è al top, anche lui non ha espresso tutto il suo potenziale. Diamogli tempo perché lui cresce a piccoli passi, quindi già il prossimo anno secondo me vedremo un Locatelli un po' più agguerrito, sicuramente. Sono d'accordo, poi tra l'altro aggiungerei come difficoltà il fatto che la pista è abbastanza sporca questo fine settimana e probabilmente ogni minima sbavatura veniva punita pesantemente, perché continuo a essere dell'idea, non abbiamo detto in apertura, ma che l'errore in gara 1 di Redding in realtà sia stato semplicemente un errore di traiettoria, si è andato un attimo sullo sporco e ci si è steso. Insomma, chi sbaglia, chi cade ha sempre torto, nel senso che gli altri sono rimasti in piedi, ma insomma non c'è stato un errore come quelli che aveva commesso a inizio campionato. Ecco, non ha esagerato, ha commesso una leggera sbavatura. Allora, di nuovo, ancora una volta, rientrano nei ranghi BMW e Honda, nel senso che Van der Mark, dopo la bella gara, beh, molto bella gara, la Super Pole Race in Spagna, finito per fare, insomma, una gara un po' più in linea con la media della stagione, e anche Honda non ha brillato come in altre occasioni. Forse ci eravamo illusi dei miglioramenti, avevamo dato la responsabilità ai piloti di queste prestazioni. Io non mi ricordo come andasse Van der Mark al Vilikum, non mi pare che abbiano mai combinato molto né Bautista Beh, né no, Aslam, Bautista. scusami, quindi, o Sì, sì. no, Bautista ha vinto una gara con la Ducati nel Allora, famoso pardon. 2019. No, beh, comunque era un anno, insomma, aveva quella Ducati. E Van de Sì. Marca abbastanza bene. Guarda, c'ho qui davanti il bigliettino, perché sennò tutte non me lo ricordo. Van de Mark in gara 1 del 2019, quella vinta da Bautista, arrivò Sì. quarto con la Yamaha. Con la Yamaha, Quindi beh. voglio dire, sì, mi sembra già Yamaha, scusate, sì, era ancora Yamaha, Così. scusate, sì, assolutamente, perché è andato in BMW nel 20. E quindi no, non è che andassero male, però sai, diciamo
Diciamo che su una pista, come abbiamo detto prima, particolare e relativamente nuova, alcune moto si adattano, altre meno. E secondo me la BMW non ha fatto malissimo, perché è andato molto male Van de Mark nelle prove libere. Poi in gara è così, è stato tra il sesto, il settimo, l'ottavo, quindi insomma neanche. Erano un po' i risultati anche che faceva Tom Sykes. Ecco, poi magari spendiamo due parole su Tom Sì, Sykes. ci volevo arrivare dopo, sai, Sebastian. Certo. Per cui Van de Mark, diciamo, allora, a parte che c'è solo lui perché Laverty è indietro, Folger non c'era neanche Certo. perché Folger ha finito il campionato. Però quello che voglio dire, BMW così, 6 meno meno, mentre Honda proprio in quel circuito non ci hanno capito nulla, probabilmente è un circuito con questi alti e bassi, però a Portimão erano andati bene. È vero. Quindi non lo so, non so spiegarmi il perché, ma forse non se lo spiegano neanche nel team HRC, però su questa pista hanno fatto decimo, undicesimo e si erano sempre vicini, quindi vuol dire che la moto, quando arrivano i due piloti sempre assieme, vuol dire Il che la livello moto della moto è quello. è quella. E poi una volta decimo Aslam e undicesimo Bautista, la volta dopo si alternavano. Quindi voglio dire, secondo me, su quella pista al momento questa Honda di più non può fare. Ok, e con questo, prima di rispondere ad Antonino che ha fatto la domanda che Luciano ci ha messo in primo piano, darei risposta direttamente anche a Dario che ha il commento dopo e dice dove finiscono i limiti della Honda e dove iniziano quelli dei piloti Honda. È sempre difficile dirlo da fuori, sinceramente, però ho l'impressione che la Honda in qualche modo, come abbiamo detto più volte, possa essere una bella base, ma che non sia mai stata sviluppata e che abbia evidentemente degli aspetti che la rendono estremamente critica. Perché tutte le volte che adesso Aslam è un pilota, mettiamola così, un po' stagionato, quindi magari potrà non avere la cattiveria, la fame che potrebbe avere un pilota più giovane. Bautista l'ho visto anche molto più aggressivo sulla Honda in certe occasioni, ma tutte le volte che ha visto un bel bersaglio davanti è finito per stendersi. Quindi ho la netta impressione che la moto in questo momento qualche limite ce l'abbia, perché sennò non saremmo lì. Poi è chiaro che lo stesso Bautista è quello che ha dominato metà stagione nel 2019 con la Ducati e la restante metà abbia fatto un campionato incomprensibilmente opaco, pieno di errori. Quindi, se vogliamo, anche lui non è uno di quei punti fermi come può essere Jonathan Rea o Topal Kylioglu in questo momento. Però io se dovessi, probabilmente forse darei in questo momento la responsabilità più alla Honda che non ai piloti, perché insomma il valore è quello. Mentre invece rispondendo ad Antonino, prima di parlare appunto del mercato piloti, Yamaha e BMW a confronto, io ti direi che BMW esce con le ossa non rotte, fracassate. Perché in questo momento Yamaha mi sembra la moto, forse non la più veloce in assoluto, ma quella assolutamente più equilibrata, più facile, con rendimento più regolare, più ripetibile, è quella che va fortissimo su tutte le piste, e non solo nelle mani di Toprak, come abbiamo detto prima. Cioè, adesso senza nulla togliere al valore di Locatelli, Locatelli è comunque uno che è tornato quest'anno con una 1000, ha debuttato quest'anno con Superbike, e sta facendo una stagione eccellente, quindi significa che la moto è accessibile ed è sana e permette di fare queste cose. Tra l'altro, lui sbagliando pochissimo, quindi evidentemente è anche una moto che supporta il pilota da questo punto di vista. Guarda, aspetta, entriamo nel discorso. A questo punto, mercato piloti, diamo una risposta a Pietro che, grazie a Luciano, perché al Timbani impongono sempre piloti a fine carriera? Belandri Ha è la barca detto mia. Luca Bernardi che non è ancora a fine carriera. Avendo compiuto 20 anni da poco. No, forse probabilmente il nostro lettore non sa che Luca Bernardi il prossimo anno sarà il pilota di Barney, del team di Marco Barnabò, per affrontare il discorso mercato. Ecco, quindi hanno scelto un pilota giovane. Ma è un po' la tendenza, no? Ora lo stesso motocorsa ha aperto una strada. Probabilmente prima tutti quanti, l'ho anche scritto, puntavano sull'usato sicuro, cioè si parlava il prossimo anno, stanno parlando con Laverty, con Aslam, cioè 35, 36, 38 anni,
Ora hanno detto, guardate, avete visto motocorsa? Allora c'è un po' la corsa invece al giovane. E comunque bene, meglio sicuramente, perché io dico sempre di un pilota come Leon Aslam, che io mi tolgo anche i capelli, non solo il cappello, ma però sappiamo qual è il suo potenziale. Abbiamo appena finito di dire che il potenziale di un Locatelli o di un Bassani è tutto da scoprire. Quindi benvengano questi giovani, Rinaldi, che insomma, e anche, secondo me, anche Luca Bernardi. Certo, allora, e quindi questo ricambio generazionale che sta avvenendo, tra l'altro mi fa anche molto piacere, come abbiamo detto più volte, come hai segnalato tu Carlo, che la maggior parte di questi giovani tra l'altro vengano dal nostro vivaio, quindi siano italiani. Assolutamente. Purtroppo spinge via qualche bel pilota, perché tu hai citato Buzz e bisognerebbe parlare di Sykes, che l'anno prossimo, a meno di colpi di scena, non dovrebbero essere della partita. Ma allora, Chas Davis è ritirato, l'ha annunciato, sembra vada a fare il coach di qualche pilota o il collaudatore per la Ducati Superbike, insomma, ci sono questi discorsi che però, vabbè, comunque non corre più, almeno non corre più in Certo. Superbike. E Tom Sykes, penso che come Aslam potrebbe andare nel British ed è una di quelle cose che io non capisco, ma è un problema mio. Cioè, prima si parlava di Ducati, no? Che perde Scott Redding nel momento in cui Scott è proprio all'apice delle sue prestazioni con la V4. Ma io non tirerei la croce addosso alla Ducati perché è in buona compagnia, nel senso sono tante le scelte che mi lasciano molto perplesso, no? Tra cui appunto quella di prendere la BMW, così parliamo proprio di mercato, 99 su 100, ha preso anche Loris Batz. Lo metterà nel team Bonovo, team privato, farà un po' quello che ha fatto quest'anno Ducati, cioè Aruba, scusate, non Ducati, Aruba con Certo. GoElement, cioè una terza moto ufficiale appoggiata al team Bonovo, o Bonovo, non so come si chiami, non Precisiamo fissando Aruba come ancora. sponsor e non Aruba come team. Sì, certo, sì. Precisiamo solo giusto per chiarezza. No. Hai fatto benissimo. Dicevo, quindi non si sa se o con senza io, insomma, con o senza Jonas Folger, ma sinceramente cambia poco visto le prestazioni purtroppo del pilota tedesco. Ripeto, non capisco questa corsa di BMW a prendere, pagando tanti soldi, dei piloti molto forti, indubbiamente. Quando ancora non sappiamo questa moto, per ora bazzica tra il sesto e l'ottavo posto. Chi la sviluppa? Questa moto è stata sviluppata finora da Tom Sykes, al quale hanno detto: guarda, mettiti un attimino da parte, abbiamo preso Bazza, abbiamo preso questo, quella. Vabbè, e quindi perdono quello che la stava, nel bene o nel male, comunque la stava sviluppando. Il prossimo anno chi la sviluppa? Questi sono tre piloti, non sono collaudatori. Cioè, non mi risulta che Redding sia un collaudatore, né tantomeno Van de Marche e né tantomeno appunto Loris Bazza. Sono piloti che gli danno del gas, ma non è che sviluppino più di tanto la moto. Quest'anno avevano preso addirittura l'Averty con un team che non esisteva. Certo. Prossimo anno cosa si inventeranno? Non lo so. Però ecco, le decisioni di BMW per me sono sempre un po' difficili da seguire. Però tornando al mercato, Batz quindi con la terza BMW ufficiale, Luca Bernardi molto bene, andrà per 2 anni perché chiaramente deve avere un po' di tempo, ha 20 anni, Certo. deve andare nel team Barney. Rimane a questo punto, allora Kawasaki confermati, Rea e Lofsin, Ducati, Bautista e Rinaldi. In BMW abbiamo visto Redding e Van de Marche. Alla Honda i due piloti provenienti entrambi dalla MotoGP, e qui chiedo il tuo aiuto, uno si chiama Lecona, Lecuona, Iker Lecuona, Lecuona, attualmente e Lecuona, l'altro un proprio non me lo ricordo, investimento. scusate, è un pilota sempre MotoGP, Bietz, non so, no, ora, non è, ora stavo scherzando, la MotoGP, benvengano questi sono giovani e molto forti, ora mi sfugge il nome dell'altro pilota sempre spagnolo, sempre proveniente dal mondo GP. Quando mi viene in mente, chiedo scusa. Dalla Sì, Moto2, se ricordo bene, quindi Moto2. Però ecco,
Anche Honda cambia tutto, ma è la moto? Allora sono i piloti? Non credo. Per cui stiamo a vedere. Ora speriamo che cambi qualcosa sulla moto, se no questi due piloti che sono sicuramente più giovani e magari, come hai detto tu prima, parlando di Aslan, con più voglia di emergere, perché sono giovani, devono metterci del loro. Però anche lì non mi sembra che il problema sia proprio il pilota. Staremo a vedere. Alla fine della fiera, tolto i team, diciamo, con tutto il rispetto, un po' di secondo piano, come Pedercini, come il team di Ponzon, il team che ancora non ha una sella è quello di Go Eleven, che scusate, non ha la sella, non ha un pilota per la sua Non blocca, V4, è il certo. team Go Eleven. Che io sappia è in buona trattativa, c'è cioè una trattativa avanzata con Federico Caricasulo. Ma a meno che Ducati all'ultimo momento non tiri fuori dallo scrigno qualche pilota così proveniente magari da altri campionati o comunque un pilota da far crescere, magari così, da mettere in superbike, un pilota che interessa a Bordo Panigale e lo dia alla Go Eleven. Se no, Certo. io penso che potrebbero fare con Caricasulo, che però sta parlando anche con Mie Honda. Mie Honda al 90% riconfermerà Mercado, però è probabile che facciano due moto, come era originariamente, se vi ricordate originariamente quando c'era, diciamo, il La connubio con partnership con Altea, Intima Michele Media. Altea, erano due piloti e quindi dopo un po' tutti questi scossoni che ci sono stati, il prossimo anno sembra che la signora Moriwaki voglia fare ancora due piloti e stanno parlando anche loro con Federico. Quindi speriamo che Caricasulo o da una parte o dall'altra ritorni nel mondiale Superbike. Penso abbiamo detto tutto, nel senso altri team, ripeto, ecco, ancora Pedercini non si sa, ma probabilmente non lo sa neanche Lucio ancora, per cui è così gli altri team, diciamo quello Yamaha, però a grandi Certo. linee mi sembra abbiamo detto tutto sui piloti del prossimo anno. Sì, dunque Michele qualche minuto fa ci chiedeva, volevo far chiudere questo discorso parlando delle moto, ci chiedeva quanto manca avere l'MV Agusta F4 in griglia, ma allora, mettiamola così, manca la presenza del marchio che ci stava benissimo, la moto manca poco perché sinceramente è una moto concettualmente degli anni 90 e seppur costantemente aggiornata. Io ho la netta impressione che anche in quel caso andasse più forte per un Camir che all'epoca andava molto molto forte, che non per meriti della moto. La piattaforma 4 cilindri 1000 mi risulta ancora di là da venire. In questo momento MV Agusta ha altre priorità, hanno parlato di rifarla, sicuramente se tutto andrà come deve, com'è nei progetti della proprietà. Fra qualche anno potremmo rivederla, anche perché si tratta di una moto strategica, o meglio, di una piattaforma motoristica strategica su certi mercati dove le grosse cilindrate sono fondamentali. Penso agli Stati Uniti, penso a diversi mercati. Ma non, come dicono sempre gli americani, appunto, non tratterrei il respiro in attesa di rivederla perché rischi di diventare viola. Scusa Carlo, volevi aggiungere qualcosa? No, dicevo solo una cosa, parlando di MV, invece io spero fortemente, ma al momento non sembra ci sia un interesse diretto della casa, spero fortemente di vederla in Super Sport, perché il prossimo anno Certo. le 800 tre cilindri potranno gareggiare in Super Sport, ci sarà sicuramente Triumph, secondo me ci sarà anche qualche MV, ma privata, diciamo, perché al momento, e spero assolutamente di essere smentito, non so di un interesse della casa nei confronti della Supersport ed è un vero peccato. Sono d'accordo, diciamo così, a parziale giustificazione di MV, lo stesso proprietario aveva a suo tempo in un'intervista molto bella con Nico di qualche tempo fa all'inizio del lockdown, aveva dato una risposta tutto sommato molto sensata, che diceva: a me le corse piacciono moltissimo, il problema è che noi abbiamo sulle spalle il peso di un blasone molto molto importante, quindi se noi entriamo, non possiamo entrare in una formula pensando di poter fare quarto, quinto, sesto. Da MV Chiaro. ci si aspetta che si prenda e si vinca. Quindi, nel momento in cui decideremo di farle, le dovremo fare sul serio. In questo momento dobbiamo ricostruire un brand e abbiamo tutt'altre priorità. Ci sono delle cose più urgenti. Quando rientreremo, ma quando rientreremo, lo faremo veramente per vincere.
Aprilia dice, ma quando è che torna Aprilia, quando è che cambierà il regolamento? Ma intanto stiamo ancora aspettando quello Super Sport che deve partire il prossimo anno, quindi secondo me ci vorrà ancora un po' per la Superbike. Non voglio fare il polemico, ma Bimota andava forte anche lei, ci dice Davide Marchi. Sì, è vero, Bimota andava forte, cioè Bimota in questo momento è virtualmente di proprietà Kawasaki, Ah già, e sì, è vero, sì, quindi... l'ha presa Kawasaki, è vero. E quindi non so se Kawasaki abbia voglia di portarsi, cioè, ma diciamo che ha già un marchio abbastanza popolare in Superbike in questo momento, quindi non vedrei, non penso che a brevissimo la vedremo. Senti, io starei invece, visto che ci avviciniamo all'orario di chiusura, guarderei al futuro molto più prossimo, ovvero la gara di Mandalika, che in questo momento non si sa nemmeno se si corre. Ci Esatto. dai gli ultimi aggiornamenti? Sì, allora così poi mi toglie il pass definitivamente, visto che già continuo a dire che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, che non ci sia al 19 di ottobre un regolamento di un campionato che dovrebbe fare i test invernali fra 2 mesi, con quali moto, con quale regolamento. Ma vabbè, però che io sappia, il regolamento c'è. È soltanto la burocrazia della FIM e anche della DOR, insomma, di questi due colossi che messi insieme di burocrazia ne hanno, che sta ritardando. Però, ragazzi, cioè, dateci questo regolamento. E poi, così, ripeto, almeno mi strappano il passo definitivamente. Mandalika, non lo so. No, sto scherzando, donna, non, assolutamente, non, No, 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 certo. neanche mi Ma guarda. sei Non di è, Venolia. assolutamente, però diceva, ecco, Mandalika, il circuito a oggi non è pronto, stanno lavorando tantissimo, ma il problema non è che non vogliono finirlo o non vogliono lavorare. Là il Covid è ancora molto 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 limitante, al punto che mi è arrivata oggi la lettera della Dorna che dice: allora, volete venire in Indonesia? Arrivate a Giacarta, prenotate un albergo per 2 giorni perché arrivate e fate il tampone. Dopodiché l'esito ve lo danno dopo 2 giorni, quindi state 2 giorni chiusi in albergo. Da lì poi organizzeremo noi un volo, non so che cosa, per spostarci a Lombok, dove andrete negli alberghi che vi diciamo noi, perché il governo malese, indonesiano, c'ha degli alberghi pro-Covid, nel senso dove lì ci sono tutte, sai, lavati le mani, insomma, tutti i Certo. separé, eccetera. Cioè, là, per farla breve, là sono ancora come eravamo noi, non dico nel lockdown, ma abbastanza Ma vicini. certo. Quindi è questo il motivo per cui non riescono a lavorare, non riescono a finire sto benedetto autodromo, che deve essere finito e omologato. Quindi più va avanti il tempo e più c'è la possibilità che la spostino di una settimana, va bene, ma dopo basta, cioè non possono correre a dicembre, cioè finisce il Certo. campionato e incominciano i test come la MotoGP, li facciamo immediatamente dopo, ma a parte quello. Per cui non si sa ancora, si parla nel caso negativo che non si riesca a correre a Mandalika, si parla di Valencia, ma per ora sono voci perché Dorna, cioè, tutti sono al lavoro veramente assiduamente per correre dal 19 al 21 in Indonesia. Staremo a vedere. A oggi, alla mia domanda a Dorna, prenoto i voli, mi ha detto no, aspetta. Ecco, quindi questo mi fa capire che ancora non c'è tutta questa sicurezza. Certo, assolutamente. D'altra parte comunque non sarebbe la prima volta che la Superbike va a correre in un circuito più o meno di in via di completamento, perché qualche anno fa si sono viste sistemazioni un po' così. Quindi. Allora, io colgo l'occasione per rispondere a Marco Mencarini che dice KTM è impossibile in Superbike. Ma allora, KTM in Superbike? Sì, perché banalmente non hanno una moto. E qualche tempo fa lo stesso Stefan Pierer, che è il proprietario sostanzialmente del 50% di KTM con Pierer Industries, ha detto che non ha la minima intenzione di fare una supersportiva di grossa cilindrata. Avrebbero voluto fare un RC16 stradale basata sulla MotoGP, insomma un'operazione un po' come quella di Ducati con la Panigale V4, ma hanno detto non vogliamo fare la stessa cosa, avevamo intenzione di fare una cosa molto più vicina che sarebbe costata una fortuna e sinceramente no. Mentre invece per traslato da quello che so io è molto molto probabile pensarla in Supersport con la nuova Supersport, perché da quello che so io
L'RC8 in versione solo pista che hanno fatto adesso, quindi quel motore dell'890, dovrebbe arrivare anche, non so quando, in una versione omologata che potrebbe potenzialmente correre in questa nuova Supersport dove ci saranno diverse cilindrate con un pareggiamento. Tu, Carlo, ne sai qualcosa di più? No, per ora di KTM non ho sentito nulla, però è chiaro che questo nuovo campionato, questo nuovo regolamento aprirà molte case, cioè, più o meno tutti hanno la Yamaha, sta studiando, questo l'ho letto su MotoGP, c'ha un R7, cioè, le case pian piano si stanno così preparando per entrare, diciamo, Certo. o da essere competitive in Supersport. Non escludo magari che lo faccia anche KTM, al momento non mi risulta, ma non lo so. Diciamo che i collaudatori quando allora a settembre, anzi a fine agosto, scusami, c'è stata la presentazione dinamica dell'RC390, quindi categoria 300 Supersport. E in diversi abbiamo continuato a pungolare i tecnici KTM chiedendogli di un RC890, nessuno poi riusciva a credere che si sarebbero limitati a quelle famose 25, quelle 100 unità che hanno fatto dell'RC8C, e a forza di asciugarli, come si suol dire, di rovinargli la vita, sentendosi ripetere sempre la stessa cosa, alla fine hanno ammesso che con ogni probabilità si sta parlando di un modello che nei prossimi, non so se già come modello 2022, non credo sinceramente, però con ogni probabilità si vedrà e a quel punto lì sì, evidentemente c'è un interesse per la nuova categoria, che però, come giustamente dicevi tu, ha bisogno di un regolamento, non dico stabile, ma perlomeno pubblico e condiviso, perché in questo momento Forse sì. sembra... Ecco, sono d'accordo. Allora, io prima di salutare tutti quanti, perché siamo veramente in chiusura, rispondo un attimo a Michele, che chiedeva perché Honda non fa una moto ispirata alla MotoGP al posto di continuare con un quattro cilindri in linea. Allora, la Honda, la moto ispirata alla MotoGP, l'ha fatta, anzi, è quella che ha fatto la moto più ispirata alla MotoGP di tutti, perché nel 2015 aveva fatto l'RC213 VS. Però l'ha fatta in pochissimi esemplari e dicendo proprio non si usa per correre, non aveva nemmeno fatto la fiche per l'omologazione. Ci ha corso qualcuno al TT dove può correre praticamente qualunque cosa, corre la Sutter a due tempi che non ha mai visto un'omologazione stradale, correva la Norton che non ha mai visto un'omologazione stradale, non sapeva nemmeno cosa fosse. Quando l'ho chiesto in Qatar alla presentazione del CBR, ma siamo rimasti tutti stupiti di un 4 in linea invece di un V4, loro hanno candidamente risposto che per loro la miglior configurazione per una superbike vincente era il 4 in linea. A tuttora la parte vincente della formula che hanno usato manca, però insomma, quest'anno si vocifera che debba uscire una nuova CBR 1000 che arrivi già a EICMA, quindi boh, magari avranno corretto un po' il tavolo da disegno. Seriamente, un V4 ispirato alla MotoGP avrebbe dei costi che in questo momento un brand come Honda probabilmente non vuole sostenere. Ma scusa una domanda, quest'anno Honda vince qualcosa? No, chiedo, è davvero, non è provocatorio. Ma nella velocità Perché? in questo momento temo proprio di no. Nella No. velocità penso che non riescano a portare a casa nulla come titoli. Hanno vinto qualche gara, naturalmente in MotoGP, hanno vinto le due gare che ha vinto Marquez, ma a Però, velocità direi che a no, campionato mondiale in sono mai. Moto3? Moto3? MotoTre, il titolo è riservato a due KTM, ormai è praticamente un monopolio KTM, la MotoTre No, è praticamente strano, no? Che sparisce. la casa più grande al mondo non riesca a vincere un titolo, non so, forse nel cross, non lo so. Sì, Cross, la Dakar l'hanno vinta inizio anno, quindi no, per carità, Trial, Tony Bow ha vinto il 72esimo Bello. titolo consecutivo, quindi è duro e quant'altro. In velocità invece quest'anno butta proprio male, quindi... Strano. E infatti, come abbiamo detto diverse volte, con ogni probabilità la carenza di sviluppo della CBR, che quest'anno corre il Mondiale Superbike, questi 2 anni ha corso il Mondiale Superbike, nasce dal fatto che probabilmente hanno dei problemi un po' più urgenti dal punto di vista della lista delle priorità di Honda, che naturalmente in testa alla MotoGP è rimasta fregata dall'infortunio di Marquez e quindi non
probabilmente sono saltate diverse teste o sono in via di salto diverse teste là dentro perché non possono sicuramente accettare una cosa del genere. Non so se è un caso, ma Luciano Lombardi ha tolto in regia, ha tolto la fascia Sì, del titolo sopra e ha ora scoperto spegne, ora l'orario. spegne. Ha Ora scoperto spegne e dice: l'orario, quindi. Ma avete rotto le scatole, andate via. No, Io direi, lo Carlo, che allora, ringraziamo, certo. assolutamente. Dunque, Mandalika, se si fa, è fra 19-21 19-21 4 novembre. settimane Per ora è questo, esatto. sì. Quindi, nel bel mezzo del nostro motofestival, se si confermano le date, naturalmente faremo un bellissimo dopo GP nel contesto del nostro motofestival. Restiamo in attesa di novità che troverete sicuramente su moto.it a firma di Carlo Certo. Baldi. Se proprio Carlo non ha tempo del sottoscritto, ma fidatevi più di Carlo Baldi perché No, comunque è non è più vero. aggiornato lui. Allora, ragazzi, grazie, è stato davvero un piacere avervi qui con noi. Ciao Carlo, ci vediamo prossimamente. Alla prossima, ciao a tutti. Un ringraziamento a Luciano in regia e buona Grazie serata a tutti Luciano. quanti.